Alfa Romeo torna al Salone di Parigi, ci torna con una macchina, la Giulia, che è motivo di vanto, che è il DNA di questo brand da sempre conosciuto per una tradizione fatta di design tipicamente italiano, di grandi performance, distribuzione pesi e altre soluzioni tecniche che da sempre sono motivo di vanto per il brand e che sono tornate alla ribalta con la Giulia, a partire dalla Quadrifoglio che ci ha fatto sognare, ma anche questo nuovo allestimento veloce, veloce, un nome che evoca un passato glorioso. Tutto è cominciato circa la metà degli anni 50 con macchine che portavano quella denominazione. Per esempio i nostri papà ci hanno raccontato magari della Giulia Springiti veloce, di altre negli anni che si sono susseguite, ma questa lo merita ampiamente. Veloce davvero dal punto di vista delle performance in due allestimenti. Questa in particolare grigia Silverstone è con il motore 2002, nuovo motore 2002 turbo diesel da 210 cavalli, e poi anche quella blu Misano con il motore benzina 2000 turbo da 280 cavalli. Dunque i numeri ci sono per divertirsi a volante. In questo caso Alfa Romeo ha voluto presentare la veloce con cambio automatico 8 rapporti e trazione integrale Q4, ma attenzione, se volete divertirvi alla guida c'è la trazione posteriore, c'è il modo di divertirsi al 100%. Se volete invece privilegiare anche la sicurezza, la trazione integrale Q4, che vuol dire una macchina che abitualmente ha la trazione posteriore al 100%, ma quando serve, quando viene a mancare l'aderenza, trasferisce in un attimo fino al 60% della trazione sulle ruote anteriori. Per il resto, che dire, questo allestimento si distingue assolutamente per tratti specifici, a cominciare dal frontale ed altri dettagli come gli specchi e l'estrattore aerodinamico posteriore con il doppio terminale di scarico, altre cose che contraddistinguono questo allestimento straordinario, veloce, veloce, con cerchi da 19 pollici a 5 fori, sono optional. Veloce in ogni dettaglio, parlavo di questo estrattore aerodinamico nel posteriore che contraddistingue entrambe le macchine esposte qua al Salone di Parigi, quella blu Misano, il 2000 turbo benzina da 280 cavalli, e la grigia Silverstone. Entrambe le auto sono ulteriormente impreziosite da accessori Mopar in carbonio e all'interno pack sport e pack lusso, che vuol dire sedili in pelle, vuol dire dettagli estremamente eleganti, sì, ma anche con una connotazione sportiva. Ovviamente infotainment, il sistema DNA Alfa e poi il Connect 6 pollici e mezzo e tutto quello che serve, e soprattutto anche tanta tecnologia dedicata alla sicurezza nelle strade di tutti i giorni. Questo è il DNA Alfa Romeo che viene presentato e ribadito ancora una volta al Salone di Parigi.